La differenza dei numeri pari per BMW fa rima con sportività, perché se X1, X3 ed X5 fanno parte della famiglia SUV con forme e declinazione più fuoristradistica, la nuova X2 e le sue sorelle X4 e X6 fanno parte del coro dei SUV coupé, tutti muscoli e performance. Con la sua seconda serie, la X2 assomiglia sempre di più ad una X4 in formato ridotto. Si presenta con uno stile più marcato, con caratteristiche che riportano al segmento dei SUV coupé e con dimensioni vitaminizzate. Anche se condivide la piattaforma con la X1, la nuova X2 si distingue nettamente nello stile, con una gamma che offre differenti specifiche estetiche a seconda delle versioni, ad iniziare dalla mascherina che varia a seconda del modello, oppure gli specchietti a forma di pinna di squalo sulla versione più sportiva M35i, così come paraurti ad alettone posteriore più marcati. Anche le versioni elettriche adottano accorgimenti aerodinamici per migliorare l'efficienza. Il doppio rene illuminato al buio, poi con cornice a LED, ereditate da modelli di fascia superiore come la serie 7, la serie 5 o la XM, è un dettaglio che aggiunge ulteriore esclusività. Guardando di profilo si nota chiaramente quanto sia cambiata la X2, specialmente nel posteriore, ora più imponente, e con un maggiore sbalzo che si raccorda in una coda alta e allungata. L'altra novità che salta subito all'occhio sono le dimensioni, che risultano notevolmente cresciute rispetto alla generazione precedente. È più lunga di ben 19 cm, raggiungendo una lunghezza totale di 4,55 m, ed è più alta di 6 e più larga di 2. Quindi è più grande di una X1, ed anche a bordo la differenza si percepisce in ambito di abitabilità e comfort. Non sembra neppure di stare dentro ad un SUV coupé. Nonostante le forme, i passeggeri posteriori possono comunque viaggiare comodamente, anche se alti. Aumenta, e non di poco, anche la capacità di carico, più di 90 litri, fino ad un massimo di 1470 con i sedili abbassati, e fino a 560 litri in conformazione standard. L'abitacolo presenta finiture di alta qualità e un design moderno, con un unico pannello curvo che integra il display della strumentazione e dell'infotainment. Il sistema iDrive di BMW è controllato tramite touchscreen o comandi vocali. Sparisce la comoda rotella. Ed ora andiamo a vedere cosa nasconde sotto al muscolo socofano. Come da consuetudine BMW, la scelta dei motori termici è ampia e non esclude il diesel. Per darvi un'idea, troviamo infatti la S-Drive 18D, mossa da un 4 cilindri diesel da 150 cavalli, ma anche la S-Drive 20i, con motore benzina mild hybrid da 156 cavalli, oppure la sportivissima M35i X-Drive da 300 cavalli. La X2 non offre più versioni manuali. Tutte le varianti termiche sono equipaggiate di serie con la trasmissione a doppia frizione Steptronic ad 8 rapporti. Entrano invece in gamma due versioni elettriche iX2, disponibili con powertrain a doppio motore oppure con un solo motore a due ruote motrici anteriore, meno potente ma con un'autonomia maggiorata. L'autonomia dichiarata è superiore ai 450 km, ma in condizioni normali non aspettatevi di farne più di 350. Ovviamente la nostra prova si è focalizzata proprio sull'elettrica e sulla più sportiva M35i. L'elettrica iX2 è una sorta di go-kart silenzioso e letale in accelerazione, piatto in curva e incollato sull'asfalto. La dinamica di guida è esaltante e si fatica a mantenere una guida rilassata e fluida. Poi dai uno sguardo alla percentuale di carica della batteria che scende e alzi il piede per raggiungere la colonnina. Dall'altra sponda del fiume troviamo l'alternativa a motore termico più spinta, un 2000 turbo benzina a 4 cilindri da 300 cavalli e ben 400 Nm di coppia. Anche qui le prestazioni non scherzano, la botta alle spalle si sente, lo scatto da 0 a 100 si fa in poco più di 5 secondi e la velocità massima è autolimitata a 250 orari. La differenza su strada è percepibile, a parte il sound che esce dai quattro terminali che fa parte del piacere di guida, il peso e l'assetto
ancora più rigido in modalità sport, ne fanno un degno competitor della controparte ad elettroni, rumoroso ma dannatamente piacevole. La trazione integrale e il cambio automatico a doppia frizione a 7 marce si combinano in una dinamica di guida gratificante e spesso si fatica a credere di stare dentro ad un SUV, tanta è la cattiveria e la sportività che ne esce. Diciamo che sono due modi o due mondi differenti da concepire e vivere un'auto sportiva, seppure in un abito da SUV. X2 ti dà tutto e subito, con una sensazione di leggerezza e confidenza da dosare con cura se non si è piloti esperti. La X2 M35 risulta più scorbutica e impegnativa nella guida, con cambi di peso e trasferimenti di carico che in curva si sentono, ma anche più diretta e sincera, e quando si esagera ti dà il tempo di accorgersene. In più, se nel serbatoio stai con i fumi della benzina, vai dritto al primo rifornimento senza dover andare alla ricerca della colonnina. Soluzione meno evoluta, ma più comoda. Piccola ma potente, per la nuova Volvo EX30 la casa svedese utilizza un claim sintetico ed efficace, ma che non la dice tutta sulle caratteristiche del suo SUV entry level full electric. Perché ha sì dimensioni compatte, ma per nulla scomode, anzi ben più comode di tanti suoi competitors, con un abitacolo confortevole per 4 adulti e un bagagliaio del tutto in linea per essere sfruttato in viaggio. E qui l'altro suo punto forte, perché è sì un'elettrica pura, ma anche dalla sua una variante di accesso alla gamma che promette 480 km di autonomia dichiarata. La versione single motor extended range a trazione posteriore fornisce quel centinaio di chilometri in più che ci permettono di affrontare un viaggio con più tranquillità e ci smorzano quella certa ansia da ricarica che prende ogni volta che utilizziamo un'elettrica. Ovviamente scordatevi di farne quasi 500 in autostrada e orientatevi più su una base pratica di 350 km, comunque sufficienti ad ipotizzare un'unica sosta per la ricarica su un tragitto di 600 km. L'altro aggettivo che calza a pennello per la nuova EX30 è potente, perché nell'altra variante disponibile, la Twin Motor Performance, quella a due motori elettrici per intenderci, la cavalleria sale dai 272 cavalli dell'Extended Range ai 428 della Performance. E qui davvero si vola. Con una coppia impressionante ci dà l'autentica botta alla schiena in accelerazione, coprendo lo scatto da 0 a 100 orari in poco più di 3 secondi, roba da sportiva vera. Ovviamente l'autonomia scende, quella dichiarata è di 460 km, ma scordatevi di raggiungere mai questo tetto, perché la voglia di scatenare la piccola belva vi formicolerà sul piede non appena saliti a bordo. Insomma, un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Volvo X30 mette tutti d'accordo. Chi predilige la massima autonomia può optare per la versione a singolo motore elettrico, che ha anche un prezzo d'accesso più abbordabile e dentro i parametri dei prossimi ecoincentivi, mentre chi desidera le prestazioni pure, anche in elettrico, può optare per la variante Performance. La X30 in prevendita ha raggiunto dati straordinari nel 2023, con oltre 2.000 vetture vendute in Italia, e finalmente, dicevo, è arrivata in concessionaria. I primi dati di vendita con le auto in concessionaria sono ugualmente straordinari, così come straordinario sarà il 2024 per Volvo. Contiamo di raggiungere e superare le 22.500 unità.
La ricarica delle X30 è un'altra caratteristica che merita di essere sottolineata. È possibile ricaricare la batteria dal 10 all'80% in poco più di 25 minuti. Attraverso il display centrale a bordo dell'auto e l'app dedicata è possibile impostare l'amperaggio, il livello massimo di carica e il momento desiderato per avviare la ricarica. L'X30 offre una gamma di tecnologie all'avanguardia per semplificare la vita a bordo. Grazie alla collaborazione con partner tecnologici, l'esperienza utente è integrata e intuitiva. Il sistema di infotainment Volvo offre un accesso senza soluzione di continuità ad una vasta gamma di servizi e funzioni. Inoltre, l'app dedicata all'auto consente di gestire facilmente le ricariche, il blocco delle porte, il riscaldamento dell'abitacolo, garantendo un livello di comfort e comodità senza precedenti. La sicurezza è un altro elemento fondamentale nella progettazione delle X30. Ad esempio, la funzione di sicurezza per le biciclette avvisa il conducente della presenza di ciclisti o pedoni prima di aprire la portiera. Ovviamente tutto ruota attorno al grande display touchscreen centrale, che comanda anche i più elementari dati di marcia. E qui forse troviamo l'unica mancanza, perché anche un piccolo display davanti al cruscotto poteva aiutare a non distogliere lo sguardo. Altro punto forte che accomuna entrambe le versioni è la sostenibilità del prodotto, che passa attraverso un dato che la pone ai vertici della categoria. Volvo X30 è un'auto riciclabile al 95%. Avete capito bene, anche giunta a fine vita non si butta via niente e rimane un bene prezioso. Un benefit che ai clienti Volvo, da sempre orientati verso parametri quali la sicurezza e la sostenibilità, è importante al pari delle performance effettive del prodotto, perché si parla tanto di ambiente, ma questo piccolo ma potente SUV è stato creato con una visione seria del futuro. Da Panda a Pandina, dal nome al soprannome, il passo è breve. Fiat sceglie il soprannome Pandina della City Car più amata dagli italiani per una versione speciale che ha tutto, ma proprio tutto, di serie. E più che Ina, dovrebbe chiamarsi Pandona, sia per la qualità e quantità di accessori inseriti che per il prezzo, che si gonfia fino ad oltre 18.000 euro. Peraltro giustificati, visto che la nuova serie speciale Pandina si basa sulla versione top di gamma Cross, ma ben al di sopra degli standard di Panda, City Car e seconda auto di famiglia per antonomasia per noi italiani. Quindi non abbiate paura, chi non ha bisogno della top class Pandina potrà sempre optare per l'intramontabile ed economica Panda, in attesa ovviamente della elettrica, che sarà presentata l'11 luglio. Dalla gamma invece esce di scena la variante 4x4, altro punto fermo tra le City Car a quattro ruote motrici. Tornando alla nostra Panda, abbiamo avuto conferma che continuerà ad essere prodotta a Pomigliano d'Arco, e meno male, con un aumento della produzione del 20% per soddisfare la domanda dei clienti in Italia e in Europa. La Pandina, a prima vista, sembra identica alla conosciuta Panda Cross, eccetto che per i loghi Pandina ben in evidenza sulle portiere, i coperchi gialli degli specchietti e i fari serigrafati Pandina. Se fuori non cambia o cambia poco, ma poi perché cambiare se piace, una volta dentro la musica cambia e parecchio. Davanti a noi si sviluppa un nuovo quadro strumenti digitale da 7 pollici, abbinato ad un inedito sistema multimediale con touchscreen di 7 pollici compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. Lo stile degli interni è enfatizzato da una fascia bianca sulla plancia e da sedili specifici con logo Pandina in rilievo, con un occhio anche alla sostenibilità, grazie ai tessuti in sequel riciclati da rifiuti marini.
Non mancano anche tutti gli ADAS di sicurezza e assistenza alla guida di ultima generazione, ovviamente di serie. Dal sistema di frenata d'emergenza automatico al mantenimento della corsia, al rilevamento della stanchezza del conducente e il riconoscimento dei segnali stradali. Non mancano poi i sensori di parcheggio posteriori, il cruise control per una guida più rilassata in autostrada e le luci abbaglianti automatiche. La maggior parte degli ADAS è gestita attraverso una telecamera montata sullo specchietto retrovisore interno. A completare la dotazione di sicurezza ci sono infine 6 airbag. Non cambia il motore, anzi viene migliorato e ingentilito nei parametri di erogazione ed economicità d'uso. Si tratta del conosciuto e apprezzato 1000 Mild Hybrid da 170 cavalli a trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce. E su strada, sia che si chiami Panda o Pandina, la musica non cambia, è la solita piccola grande city car che tutti conosciamo, che svicola nel traffico, rapida che è un piacere, si parcheggia facile e ci si carica l'impossibile. La terza generazione di Volkswagen Tiguan porta in dote un design senza dubbio più accattivante e un'esperienza digitale potenziata dall'infotainment da 15 pollici, ereditato dall'ammiraglia elettrica ID7. Anche sul fronte motori il cambio di rotta appare ben lontano dalla totale elettrificazione. Si amplia infatti l'offerta con motorizzazioni a benzina, diesel, mild hybrid e plug-in hybrid. Rispetto al modello precedente, il design, più moderno e sinuoso, prende ispirazione dalla gamma elettrica, sia nel frontale che al posteriore. Le linee sono più fluide, contribuendo al miglioramento del coefficiente aerodinamico, il che si traduce in consumi ed efficienza migliorati. L'abitacolo è il regno degli schermi, con quello centrale che arriva appunto a 15 pollici e l'esperienza digitale migliorata dall'infotainment. Un display rotondo nella console centrale offre poi un controllo intuitivo delle funzioni, mentre l'ultima versione dell'assistente di parcheggio consente manovre completamente automatiche fino a 50 metri di distanza. La leva del cambio automatico è stata spostata dalla tradizionale console centrale al volante, insieme a tergicristalli e indicatori di direzione, LED up display a colori proiettato sul parabrezza e i sedili massaggianti ventilati e riscaldati migliorano ulteriormente l'esperienza di guida e di comfort. Lo spazio nel bagagliaio rimane uno dei punti di forza della Tiguan. La capacità va da 652 fino a 1650 litri e si può sempre contare sulla modularità degli spazi, grazie ai sedili posteriori scorrevoli che aiutano a stivare anche i bagagli più ingombranti. Insomma, una vettura compatta da 4,54 m in cui lo spazio abbonda. Con una gamma di 8 motorizzazioni, tra cui mild hybrid, ibrido plug-in, diesel e benzina, la Tiguan offre opzioni per ogni necessità. La versione diesel, disponibile anche nella variante più potente da 190 cavalli con trazione integrale 4Motion, resta una scelta saggia per chi deve macinare chilometri, offrendo prontezza e consumi contenuti. Dove si accentua un notevole cambio di passo è sul fronte del comfort di marcia, grazie ai nuovi ammortizzatori che gestiscono alla perfezione ogni irregolarità stradale. La motorizzazione plug-in hybrid, con una batteria potenziata da 20 kW, promette un'autonomia elettrica fino a 100 km e la ricarica veloce fino a 50 kW in corrente continua. In definitiva, la terza generazione della Volkswagen Tiguan emerge come un'interessante combinazione di design accattivante, innovazione digitale e varietà di propulsori, promettendo un'esperienza di guida all'avanguardia e una buona versatilità.
C'era una volta il Salone di Ginevra, il salotto buono dell'auto europea, dove tutti i brand facevano a gara per esserci, perché 500.000 persone tutte insieme a vedere automobili di qualunque genere non capitava tutti i giorni nei concessionari. E c'è il Salone di Ginevra oggi, con tutti i marchi in fuga, eccetto i cinesi che devono farsi conoscere e far presenza. E poi, perché non essendoci i marchi storici tradizionali, è un'occasione ghiotta per rosicchiare un po' da uno e un po' dall'altro. A dire il vero, qualcuno dei vecchi marchi europei c'era, la Fiat d'Oltralpe e la Renault in grande spolvero, e in molti ci domandavamo come mai scegliessero di esserci come unico brand del vecchio continente, forse perché hanno vinto l'ambito premio di auto dell'anno. Ebbene sì, a cipicchia che coincidenza, nemmeno farlo apposta, vincono con la Scenic elettrica, battendo auto del calibro di BMW Serie 5, Peugeot 3008 e Volvo X30, per far solo alcuni esempi in lizza tra i contendenti europei. Complimenti per il colpaccio, ma in definitiva chi ha vinto sono sempre gli altri, i cinesi, BYD ed MG in testa, che sbancano il Salone di Ginevra 2024 con una miriade di novità elettrificate e non, di qualità pari se non superiori alle concorrenti nostrane e con prezzi abbordabili anche per chi non può permettersi di viaggiare in un salotto premium. Ma diamo uno sguardo più da vicino alle novità che vedremo presto nei concessionari, partendo proprio dai cinesi. I modelli elettrici di BYD già li conosciamo, come la Seal o la Dolphin, ma ci sono anche quelli, per la prima volta, non puramente elettrici, e poi la Super Sub U8, insomma una dimostrazione di forza tecnologica che fino a pochi anni fa era appannaggio dei tedeschi. Per MG l'avanguardia è rappresentata dalla MG3, proposta al lancio in versione full hybrid e successivamente arriverà come termica. Anche qui l'ambizione non manca, equipaggiamenti ricchi affiancati da listini competitivi la dicono lunga. Debutta anche il brand premium IM, acronimo di Intelligent Mobility, con la IM L6, una berlina che promette 800 km di autonomia e che arriverà in Europa nel 2025. In questo scenario del Salone di Ginevra, dove i marchi tradizionali sembrano fuggire e lasciare spazio agli emergenti cinesi, nasce una nuova era dell'automobile. Innegabile che i veri protagonisti siano i marchi orientali, che con le loro novità elettrificate e una qualità che non ci aspettavamo, anche se comunque migliorabile, stanno ridefinendo il concetto stesso di automotive. L'Audi A1 All Street rappresenta un crossover in formato ridotto dai molteplici vantaggi. Una vettura compatta e versatile che combina stile, prestazioni e praticità. L'esterno dell'Audi A1 All Street presenta un design moderno ed elegante, con linee dinamiche e dettagli distintivi. La sua carrozzeria compatta lo rende perfetto per la guida in città, mentre la maggiore altezza da terra contribuisce ad una maggior dote dinamica e aderenza sui terreni sterrati. L'abitacolo offre una combinazione di comfort e tecnologia, con sedili confortevoli e materiali di alta qualità rispetto al segmento di appartenenza. A bordo si può godere di un'esperienza di guida raffinata e di una connettività avanzata, grazie al sistema di infotainment di ultima generazione. Dal punto di vista delle prestazioni, aspettatevi il giusto compromesso dal suo motore 1000 da 110 cavalli, tra consumi contenuti ed una guida divertente e dinamica. Ottimo l'abbinamento al cambio automatico a doppia frizione Setronic a 7 rapporti, sempre fluido e veloce nell'azione. La sicurezza è una priorità per Audi, e la A1 All Street non fa eccezione. Dispone infatti di una vasta gamma di sistemi di sicurezza avanzati, come il controllo elettronico della stabilità, il sistema di assistenza alla frenata di emergenza e l'avviso di collisione frontale, per garantire la protezione di tutti gli occupanti. In sintesi, la A1 All Street è un'auto che unisce stile, prestazioni e praticità in un pacchetto compatto.
Con il suo design accattivante e la versatilità su strada, la Uno All Street si pone come una scelta indovinata per coloro che cercano un'auto compatta ma senza compromessi, con un assetto che domina la strada, il look dai marcati accenni off-road, il comfort di riferimento. Completano poi il tutto le ampie possibilità di personalizzazione e i sistemi di infotainment e assistenza al conducente derivati dai modelli di categoria superiore.